G come gentilezza. E tu, alleni la mente o alleni il lamento? Dimmi quante volte hai sentito la frase praticate gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso. Beh, se hai sentito qualche volta questa frase, e anche se non l'hai sentita, questo video è proprio per te. Se per caso qualche volta hai sentito questa frase, magari l'hai anche vista associata a questa slide qui. E sai perché? Perché questa frase ha una storia che viene da lontano. Questa frase è stata attribuita a Ann Herbert, una donna all'epoca quarantenne, che un giorno entrò in una tavola calda degli Stati Uniti e scrisse questa frase su un pezzo di carta. Questa donna faceva lavori saltuari, sopravviveva e teneva le case delle persone ricche che andavano in vacanza. Ecco, lei lavorava e viveva proprio in una delle 10 contee più ricche degli Stati Uniti. L'uomo che le stava seduto vicino nella tavola calda vide questa frase e le disse: "Ma è bellissima!" e la copiò subito. E questa frase si tramandò di persona in persona. E la cosa che Ann Herbert notò è che la gentilezza generava gentilezza, tanto quanto la violenza genera violenza. La biologia dei valori vuole dimostrare, ricerca scientifica, dati alla mano, che non è il più forte dal punto di vista fisico, mentale ed economico, ma il più gentile ad avere le attitudini migliori per adattarsi e per sopravvivere in questo pianeta. La gentilezza è una strategia evolutiva per farci vivere più a lungo, in salute e felicemente. Ecco, se dovessi usare una metafora, paragonerei la gentilezza al fiore di loto, che è in grado di crescere e sbocciare anche in mezzo al fango. Perché nota come, se ti capita di essere il destinatario di un atto di gentilezza di qualcuno, beh, quando lo siamo, non riusciamo a fare a meno di quel piccolo sobbalzo piacevole, di quel piccolo shock piacevole che ci muove tenerezza e un sorriso. Eppure la gentilezza anche oggi continua ad essere vissuta come qualcosa che non fa tendenza, non fa parlare di sé, è visto come qualcosa di poco fico, è visto come qualcosa di fragile, è visto come qualcosa di poco autorevole. Eppure è proprio la gentilezza che rende questa vita degna di essere vissuta. E ogni attacco alla gentilezza è anche un attacco alle nostre speranze. E quindi l'allenamento mentale che ti lascio per allenare la tua mente e non il lamento a proposito di gentilezza è: questo allenamento viene chiamato Gentilezza nei tre regni. Che cosa ti chiedo? Ti chiedo ogni giorno di compiere tre atti di gentilezza, uno rivolto ad un essere umano, uno rivolto ad un animale e uno rivolto alle piante, al mondo vegetale. Abbi il coraggio di seguirti e nota ciò che accade grazie al tuo coraggio di compiere ogni giorno tre atti di gentilezza rivolti a questi tre regni, il mondo umano, animale e vegetale. La gentilezza è un linguaggio che chi non sente può sentire e chi non vede può vedere. Come tutte le rivoluzioni, la gentilezza inizia lentamente, con un unico singolo atto. Fa che sia il tuo.